mare per me era vita, perché prima di tutto mangiavamo col mare, perché io sono nato dalla pesca, non è che sono nato come profondista, prima di tutto facevo la pesca, per mangiare naturalmente. Alfredo Guglielmi, per tutti il corsaro, ha trascorso la sua vita più sotto il livello del mare che in terraferma, dicono gli amici. Io quando mettevo la testa giù e pinneggiavo, mi lasciavo andare a fondo velocissimo ed ero felice di essere lì, perché la profondità a me mi dava felicità, mi faceva star bene. Quando il cuore rallentava un po', stavi lì, stavi benissimo. Io mi sentivo me stesso, sì, in fondo in fondo. La mia storia personale non conta, ci dice a microfoni spenti. Ho fatto solo il gregario di grandi campioni subacquei, contribuendo ai loro successi e alle loro vittorie. Ma a noi questo pare un eccesso di modestia. Forse anche lui è un grande campione. Un giorno è venuto un francese, un baffetto, Jacques Maillol, e mi disse se potevo assisterlo in questa apnea meno 100, doveva fare Maillol, un programma. Quando abbiamo fatto 100 metri è stato forse l'exploit di tutta l'apnea. Confessando le leggi della fisica e della medicina del tempo, il corsaro insieme a Maillol ha sfidato gli abissi marini, le profondità mai raggiunte da nessun altro prima. Loro due, di fatto, hanno scritto la prima vera pagina di storia dell'apnea. Erano anni 70 e la scienza diceva che dopo 40 metri la cassa toracica implodeva. Per una legge fisica. A parte i dottori erano così sempre presenti perché volevano sincerarsi anche di questo affare qui. E la scienza non aveva ragione. Quel tempo però ce n'erano diversi che facevano 40 metri. Oltre era dura, facevano 40 metri, grandi pescatori facevano già a profondità di quel genere, però non si avventuravano oltre. E noi siamo stati pionieri. Ma io è arrivato a 105 metri di profondità. Prima fece 101 e l'anno dopo 105. Eravamo un po' avventurieri a quel tempo e siamo riusciti. Alfredo, per Maillol, non era soltanto un allenatore, era un compagno di avventure, un amico vero. In acqua l'amicizia si stringe, perché poi lui dipendeva da me anche. E lui mi diceva sempre: come stai, Alfredo, come stai, come stai? Si preoccupava come stavo io, per la sicurezza sua però. Io facevo l'assistenza. C'era un assistente ogni 20 metri e io ero sempre quello in fondo, che aspettavo a lui, sì. Aspettavo, lui si presentava, poi io non toccavo niente, faceva tutto lui. Se ci fosse stato qualcosa da intervenire, intervenivo io. Il corsaro è stato allenatore anche di un'altra grande campionessa, Angela Bandini, iniziata all'apnea proprio dallo stesso Maillol. Le cronache rosa dell'epoca narrano anche di una storia d'amore tra i due. E lei gli piaceva pure l'apnea e cominciò contro il volere di Maillol. È stata proprio un'allieva che ha superato il maestro. Con la Bandini abbiamo fatto un record che ha superato tutti gli uomini. Ha fatto 107 metri. E Maillol si raccomandava a me e mi diceva: non faglielo fare, Alfredo. Dico: ma perché? Dico: il mio lavoro. E lui disse: ma c'è pericoloso, è pericoloso, è pericoloso. Invece era che, come tutti i campioni, quando arrivano alla fine, non vedono di buon occhio quello che nasce ora, il campione, capito? Quello che comincia. Quando si sente superato il campione, resta male. Il destino a volte è tragico, addirittura matrigno. Il corsaro e Maillol hanno vissuto assieme esperienze ricche di soddisfazioni che hanno cambiato la vita di entrambi. Purtroppo Alfredo, suo malgrado, è stato anche testimone della fine del campione francese. Ci confessa un particolare che non aveva mai rivelato a nessuno.
20 giorni prima è venuto Jacques, mi ha detto: Alfredo, mi dai un po' di sagola. Sagola vuol dire una corda, si chiama sagola. Io ho detto: che ci devi fare? Dice: mi serve per quello che sta facendo. L'aveva in mano, c'è una foto giù, guarda, con questo affare in mano, questa sagola. E lui piglia questa sagola e poi mi dice: mi fai vedere come si fa il nodo scorsoio? Dico: ma che cazzo ci devi fare? E dice: insomma, con quella corda si è attaccato al trave. Io sono rimasto anche un po' male, però sai, non è che io pensassi che lui si attaccava al trave, perché non aveva nessun problema. Stava bene, finanziariamente stava bene. Fisicamente era un po' anzianotto, per carità, però stava bene. In quei momenti ho vissuto un dolore nel dolore, ci dice con la voce rotta dall'emozione il Corzaro. Mi sono sentito tradito, perché eravamo amici, avevamo fatto tante cose insieme. Tutto insieme questo si attacca. E non è nemmeno giusto, però una grossa ragione non c'è. Sono tante piccole cose. Però una ragione grossa ad attaccarsi, no. Attaccarsi al trave è l'ultima cosa che uno deve fare. La corda con cui Maiol si è tolto la vita è proprio quella che vedete inquadrata. Alfredo mostra per la prima volta questa foto alle nostre telecamere. Non ascolterò mai, guarda. Non ascolterò mai.